bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui perché, come tutti i fine mese, infatti oggi che vedrete questo video è il 28 di settembre, vi faccio il video sui top e flop in collaborazione con la mia amica Chiara, ciao bellissima, e lei è su YouTube Lady Robbie Williams. Comunque è da mesi che facciamo questo video in collaborazione. Se ancora non la conoscete, ragazzi, andate sotto a cliccare, perché insomma dovete andare a trovarla e vedere il suo canale. Ecco, sì, questo mese siamo un pochino in anticipo perché io domani parto per Barcellona, cioè veramente fra qualche giorno, però voi quando vedrete questo video, io il 29 sarò in viaggio 4 giorni con Guido. Quindi per 4 giorni, ragazzi, almeno 4, se non 5, perché poi dipende se riesco a prepararne uno prima e poi mettervelo appena torno. Insomma, non vedrete video e ho deciso di anticipare, così almeno più o meno la scadenza è giusta, perché oggi è il 28. Comunque inizio subito a farvi vedere quali sono stati i top e i flop di questo mese. Allora, ragazzi, iniziamo dai prodotti di make up. Allora, il primo prodotto di cui vi vorrei parlare è questo struccante per occhi della Avène, Démaquillant Douceur pour les yeux. Questo l'avevo comprato quando ero stata in Francia, in Provenza. Comunque lo vendono tranquillamente anche in farmacia qua in Italia, solamente che la costa meno. L'ho usato due volte perché vedete che ce n'è un pochino utilizzato, però già queste due volte, insomma, mi è piaciuto un sacco. Innanzitutto non brucia gli occhi, poi è in gel, quindi ne basta pochissimo, cioè, e vi toglie tutto il trucco, e veramente non lascia poi gli occhi secchi. Io ho problema tantissimo di secchezza alle palpebre, soprattutto sopra, anche sotto, ragazzi, perché comunque tutte le salviettine struccanti e gli struccanti che ho provato, magari non le prime volte che le uso, però con un uso prolungato mi danno problemi agli occhi, e quindi ho voluto provare questo prodotto farmaceutico che è veramente ottimo. Io ve lo consiglio, ragazzi. Sono quanti ml sono? 125 ml, quindi mi durerà un bel po', e così qualche sera sono riuscita a truccarmi quando sono uscita, insomma, e poi a struccarmi, perché per me veramente gli occhi sono un problema. Soprattutto perché insomma ce li ho molto sensibili, poi porto le lenti a contatto, e quindi, ragazze, chi di voi ha il mio stesso problema, magari me lo scriva sotto. Se avete altri prodotti, degli struccanti da consigliarmi, scrivetemelo sotto, che io ho finito questo, poi magari provo qualcos'altro. Comunque è un super super top. Poi sempre un top, e spero di non avervelo già mostrato, è questo blush di Kiko della collezione Miami Beach Baby, credo, vabbè, io l'avevo comprato con i saldi, e anche questo, ragazzi, è un super top. Vedete questo blush qua di due colori, con questa parte sul rosa e questa sul pescato, però mixati insieme viene un colore molto molto tenue, che è quello che indosso adesso. Magari in videocamera non si vedrà, ma essendo io molto molto pallida, dal vivo vi assicuro che si vede. Mi piace tanto perché all'inizio mi sembrava avesse una patina glitterata, però adesso è totalmente matta, quindi meglio. E niente, lo sto usando tutti i giorni, ragazzi, quindi se lo trovate con i saldi, io questo ve lo consiglio. Questo è il numero 1 e si chiama Coral Glaze, e quindi promossissimo. Invece della stessa linea, purtroppo devo bocciare i rossetti. In particolare io ne ho comprati due, lo 06, adesso qui non ha il nome, e l'altro ce l'ho di là. Beh, di questi due che ho comprato me ne voglio bocciare uno, e adesso capirete perché. Allora, ragazzi, non spaventatevi, guardate come si è ridotto questo rossetto, cioè non so se si possa vedere. Praticamente io l'ho provato, l'ho usato due volte, dopodiché si è rotto alla base e praticamente si è rovinato tutto, ragazzi. Il colore sarebbe anche carino, a parte che, eccolo qua, a parte che rimane pochissimo sulle labbra, si lascia quella patina tipo gloss, che a me non dispiace. Però ragazzi, cioè, se si deve sciogliere tutto, che adesso non fa più neanche tanto caldo, e distruggere in questo modo, cioè, l'unica cosa di cui sono contenta è di averlo comprato con i saldi, perché sennò mi sarei arrabbiata tantissimo e l'avrei riportato in negozio. Comunque quell'altro che ho è più sul nude, non mi ha fatto per fortuna lo stesso scherzetto, però come durata, ragazzi, è come questo. Quindi diciamo che io questi li metto nei flop. È un peccato perché il packaging è veramente favoloso, cioè carinissimo da avere in borsetta. Hanno anche un profumo vanigliato molto carino, ma
ragazzi, purtroppo c'è un rossetto, se si rovina subito, a me passa anche la voglia di utilizzarlo. Un altro prodotto di make up che invece per me è stato un top è questa cipria della Essence, della Pure Skin, la numero 4, Natural, e questa è quella anti-spot, quindi sarebbe per prevenire i brufoli. E è una cipria compatta, sono 10 grammi di prodotto, e anche questa io l'ho trovata nei saldi che ci sono anche adesso, insomma, se voi mi state vedendo e vi viene voglia di provare una cipria, prendetevi questa, perché se la trovate a 1,29, cioè è super super conveniente, tant'è che io, visto che l'ho trovata buonissima, sono andata a ricomprarmene un'altra e finita questa ne ho un'altra nuova e ve la straconsiglio, mattifica benissimo. Poi ho preso anche queste spugnette sempre di Essence, perché non viene venduta quella spugnetta, quindi così quando sono in giro non mi devo portare il pennello, mi basta la spugnettina che metto dentro così e me la posso applicare anche in giro, quindi super top. Adesso vi parlo di due semi flop, non sono proprio flop, però non mi hanno fatto impazzire. Allora, uno è questo lavamani delicato e riso Venere, e ragazzi, a me piacciono tantissimo i lavamani di Bottega Verde, infatti vedete che anche questo comunque l'ho utilizzato fino qua, però rispetto agli altri che ho provato, cioè quello alla lavanda, quello all'aloe e quello al tè verde, questo qua ha una formulazione completamente diversa, ragazzi, non so come mai, ma è liquidissimo, vedete com'è liquido. E il profumo è buonissimo, perché vi lascia sulle mani questo profumo di insomma di riso Venere, non lo so se voi avete mai sentito questa profumazione da Bottega Verde, comunque è un profumo tipo borotalco. Il problema è che mi lascia le mani secche e a me non piace questa sensazione sulle mani, cioè dopo che le ho lavate tipo da mezz'ora me le sento secchissime, e quindi ragazzi io vi consiglio i lavamani di Bottega Verde, però non questo qua, riso Venere. So che a Chiara è piaciuto tanto, Chiara, io non lo so, però magari sulle tue mani fa un effetto diverso che sulle mie, a me le secca e quindi questo qui purtroppo lo devo bocciare. E della stessa linea, diciamo che è un ni, la crema mani, perché ho preso anche questa, e ragazzi il profumo è buonissimo, l'idratazione in questo caso è ottima, però ha un grossissimo problema, che questa crema non si asciuga mai. Ha lo stesso problema che ho riscontrato nel latte corpo che avevo comprato qualche anno fa, non si asciugava mai, è lo stesso questa crema, quindi diciamo che è un ni, perché il suo lavoro lo fa molto bene. Però rispetto anche a altre creme di Bottega Verde che ho provato, questa ha il problema che non si asciuga. Di questa linea invece vi consiglio tantissimo la crema viso, perché è veramente super super idratante e quella si assorbe più facilmente. Ma adesso passiamo alle cose di cibo. Vi voglio parlare di un po' di prodotti top, perché questo mese ho fatto delle scoperte super wow per me. Allora, la prima cosa sono queste patatine di mela, che non sono proprio patatine, sono delle mela chips, e praticamente sono delle mele tagliate a fettine e essiccate. Purtroppo non ce ne ho dentro da farvi vedere perché le ho mangiate tutte. Sono di questa marca che si chiama Gilli, e io le ho trovate all'Esselunga, infatti si chiamano Apfelring, quindi anelli di mela, e ragazzi sono buonissime, cioè... Tra l'altro sono anche uno snack sano, quindi per chi di voi insomma non volesse mangiare sempre patatine come faccio io, può sempre alternarle con queste. Poi un altro prodotto veramente veramente super super buono sono questi salted corn snack di Tiger. Questi qua me li avete visti nel video haul su Tiger che ho pubblicato qualche settimana fa. E ragazzi, li ho aperti soltanto qualche giorno fa e veramente sono super 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 buoni. Questo uno tira l'altro, vedete, sono qua, sono praticamente dei semi di mais giganti, perché vedete come sono grossi, sono salati, non salatissimi, e questi sono piaciuti tantissimo anche a Guido. Infatti sicuramente torneremo da Tiger e ne compreremo un bel po', perché come aperitivo sono favolosi. Sempre di Tiger invece devo bocciare un prodotto, e sono queste queste listarelle, diciamo, di cioccolato, che vendono in questa scatolettina stupenda.
ragazzi, praticamente sono delle specie di wafer, ma non proprio wafer, adesso vi faccio vedere come sono. Praticamente sono queste lastre di cioccolato, io le ho prese fondente ma ci sono anche al latte, che in sé sono buone, cioè sembrano un wafer ma praticamente è una specie di barretta di cioccolato tagliata sottilissima. E sono buone, però non ne vedo l'utilità, cioè non capisco come potrei utilizzarle. Ho pensato magari di metterle nel gelato, però anche in questo caso le dovrei spezzare, quindi secondo me, ragazzi, sono un prodotto un po' inutile. Carino per il packaging, ma sicuramente vi costa meno comprare una tavoletta di cioccolato fondente, anche perché il cioccolato non è che sia super super wow. Sì, è passabile, ma ne ho mangiati di migliori. E quindi, ragazzi, questi qua purtroppo ve li devo bocciare. L'ultimo prodotto di cui vi parlo, infatti, è il decimo prodotto, perché in questo video io e Chiara cerchiamo di insomma fare 10 prodotti tra top e flop. E l'ultimo prodotto di cui vi parlo sono delle caramelle. Sì, ragazzi, sono queste caramelle al bergamotto della marca Le Preziose, questa marca qua. È una marca che io ho trovato all'Esselunga, che tra l'altro questa settimana è anche in sconto. Sono delle gelatine, delle caramelle gommose che sanno di bergamotto, cioè il bergamotto è un agrume tipo il limone, però ha un sapore un po' più aspro. Adesso vi mostro come sono. È bello perché sono incartate una a una, sono gialle, queste ve le potete tenere in borsetta e quando avete un calo di zuccheri, e a me succede spesso, ne mangiate una e vi sentite subito meglio. Beh, comunque la scatolina è veramente carinissima e sono effettivamente come nella foto, molto molto buone, e questa è stata una super scoperta del momento. E se vi capita di andare all'Esselunga e le trovate in offerta, provatele. Ci sono tantissimi altri gusti, ma io per ora ho provato solo queste, quindi di queste vi posso parlare, degli altri no. E niente, e quindi super super promossi. Ok, ragazzi, vi ho parlato di tutto quello di cui dovevo parlarvi. Adesso vado assolutamente a vedere il video di Chiara e mi raccomando, andate anche voi, lo trovate ovviamente qui sotto. Io le mando un bacione e un abbraccio, e niente, mando un bacio, un abbraccio anche a tutti voi che mi state ascoltando, e se volete ci vediamo al prossimo video.